oggi volevo parlarvi di cosa vuol dire andare dal dentista da queste parti. Dunque, esiste una carta sanitaria che viene data quando una persona lavora. E ci sono dei dentisti che sono tipo convenzionati appunto con questa carta di assicurazione sanitaria, in cui potete pagare di meno. Nonostante questo, io ho avuto un po' paura perché qua a Praga ci sono stati un po' di problemi tra un dentista e un mio collega, e appunto aveva detto che aveva fatto un pessimo lavoro, si era trovato male e in 2 anni lei aveva fatto molti errori. Quindi ho avuto un po' paura e ho pensato, ma meglio che ci penso 2 volte, no, prima di rovinarmi tutta la dentatura. Allora sono andata da un dentista, penso che sia un dentista ucraino perché parla con un accento molto molto forte, ma d'altra parte anch'io sono straniera, quindi non lo sto a criticare. E niente, sono andata a farmi fare questa visita e, come immaginavo, i miei denti erano un disastro. Allora, ho avuto dei problemi con un dente all'arcata superiore. Qua, appunto, un dente del giudizio che cresceva storto, faceva pressione, faceva anche male, si stava anche spezzando perché poverino sarà stato tutto cariato. Allora il dentista ha dovuto estrarlo, ma l'operazione è stata molto complicata perché a un certo punto poverino si è dovuto fermare 1 o 2 volte perché a forza di tirare gli facevano anche male le mani e le braccia, no? E poi tipo dopo 1 ora di sofferenze, no, sono riuscita a eliminare questo dente. Lui mi ha detto: signorina, veramente i denti con le radici molto forti. E vabbè, adesso sono alla 2ª volta e ho fatto tipo un'otturazione, mi aspettano altre 2 otturazioni la prossima volta, quindi mi dissanguerò, cioè proprio lo stipendio, poverino. E però pazienza, perché comunque si presume che tra qualche tempo io andrò via da qui, quindi cioè ben venga, voglio dire, no? Comunque qui i dentisti costano leggermente di meno o anche molto di meno, dipende cosa si vuole fare, chi si trova, rispetto alla zona euro, per cui preferisco fare tutto adesso. Allora, il dentista mi ha detto che i denti mi sono andati a ramengo perché purtroppo devo prendere dei farmaci per il mio problema di tiroide, che sarebbe Hashimoto, tiroide di Hashimoto penso che si chiami. E praticamente è un tipo di tiroide autoimmune, da quello che ho capito, e quindi io prendo l'Eutirox. Però cioè, se qualcuno da qualche parte sente questo messaggio, mi può dire cosa devo fare, se è possibile togliere questo farmaco che sembra essere, scusate la parola, una vi ringrazierei, perché cioè, se devo curarmi la tiroide e devo pagare cioè tutte le piombature dei denti, quando i denti fino a poco tempo fa, diciamo, fino verso i 30 anni, li avevo praticamente tutti sani, ne avevo un'otturazione per un dente che era proprio messo storto, quindi non riuscivo a pulirlo, il resto erano denti molto belli. Non capisco perché adesso devo avere dei denti che fanno schifo grazie a quel farmaco, se è vera la sua teoria. Quindi se questa teoria non è vera, non venite a insultare me, insultate a me, al limite lui, per favore. E poi cioè volevo ringraziare lo stalker che continuava a scrivermi anche sotto la fotografia e a mettermi tutti i pollici inversi. Allora, se mi metti i pollici inversi senza neanche sentire, sei un cretino, perché cioè cosa guardi le fotografie come i bambini? Se invece lo fai per rompere le palle, sappi che cioè al prossimo insulto, al prossimo commento, qualunque sia, io vado a denunciarti. Perché mi sono stufata di questo tuo comportamento. Poi tra l'altro volevo dirti che tu dici: ah, io vado sempre a testa alta, verso testa alta, io sono un gran figo. Però se tu dai fastidio a una donna che vive da sola, sei solo un vigliacco, quindi vergognati. Tu mi hai detto di vergognarmi e io dico di vergognarti a te. Perché comunque sia l'account è mio e faccio quel cavolo che voglio io. E ti cancello tutte le volte che mi scrivi, perché
mi veramente stufato, tu sai benissimo chi sei, quindi cioè vergognati, tu per me non sei un uomo, non sei veramente un uomo. E questo è tutto, spero di, se devo ricevere delle critiche, innanzitutto potete parlare invece di ascoltare. Se dovete mettere dei pollici verso il basso, fate pure. L'unica cosa, non venitemi a scrivere 5.000 messaggi come ha fatto lui anche sotto la mia fotografia, così dicendomi adesso cancellami eccetera, perché a me non va di essere sfidata. Io vi blocco finché posso. Se poi iniziate a rompere le scatole anche sul mio privato, a cercare di contattare il mio ragazzo, a rompere i coglioni così, poi vediamo se avrete il coraggio di confrontarvi con gli uomini e la polizia. E, tra l'altro, lo ringrazio di avermi anche preso in giro. Ah, se vuoi possiamo andare assieme alla polizia, eccetera. No, io con te non andrei da nessuna parte, e dalla polizia ci posso anche andare da solo, non ho bisogno di una persona come te. E se devo proprio farmi accompagnare, io sto con un bellissimo ragazzo, invece tu, scusami, ma sei veramente brutto. Non mi interessa che tu venga a dire, ah, anche tu sei brutta, e, cioè, non facciamo i bambini. Vedi di piantarla, di starti zitto, perché veramente tu non sei un uomo e devi solo stare in silenzio. Comunque, cioè, voglio dire che nel mio profilo non ho molta pazienza con le persone che si permettono anche di farmi delle scritte sotto la mia fotografia, cioè dai, cioè non hai capito che se ti blocco in tutti i modi è perché non voglio avere niente a che fare con te, non ci arrivi, mamma mia. Vabbè, ragazzi, io adesso vi saluto, ciao ciao, e ci vediamo la prossima volta, ciao.